Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad essere retrocompatibili al 100%. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e non c'è veramente tempo da perdere. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e alla fondazione del Poroverso, nel modo che preferite, ogni piccolo gesto conta. Un grazie gigantesco a Otogi Retro Games per sponsorizzare il canale anche in questo video. E niente, io ho detto tutto, iniziamo! Quello di oggi sarà un angolo della poracciata un po' atipico, ma indovinate un po'? Comunque ricchissimo. Partirei subito col segnalarvi che oggi 10 e domani 11 ottobre si svolgerà la festa delle offerte Prime. Non si tratta del Prime Day né del Black Friday, ma di un'altra cosa che sembra un po' la festa del grazie. Passerò la serata a scandagliare se nella sezione videogiochi c'è qualcosa di interessante e proprio per questo vi invito a entrare nel canale Telegram delle offerte poracce, dove segnalerò al più presto i migliori sconti. Steam ha dato via alla sua festa, ovvero la Steam Next Fest, una celebrazione dei giochi in arrivo sulla popolare piattaforma di distribuzione digitale. Questo evento è composto da diverse iniziative e una delle più interessanti è la mole enorme di demo che è possibile scaricare. Io vi consiglio di dare uno sguardo a Ghost Runner 2, The Talos Principle 2, il gioco di Robocop e pure il seguito di Turnip Boy. Ma veramente, c'è l'imbarazzo della scelta. Per quanto riguarda PlayStation Plus, abbiamo il consueto leak di D-Labs che anticipa il reveal ufficiale da parte di Sony di quelli che saranno i titoli aggiunti al tier extra per il mese di ottobre. Il titolo messo al centro dell'attenzione è Gotham Knights, un'aggiunta che si allinea a quanto abbiamo visto su Game Pass nei precedenti giorni, ma tutto quello che c'è intorno per me è molto più interessante. Abbiamo infatti l'horror House of Ashes, il GDR capolavoro Disco Elysium e Far Changing Tides, arrivo perfetto visto che ho appena finito Cocoon su Game Pass. Inoltre ci sarà spazio anche per il trashissimo Gungrave e anche per Alien Isolation. Un'ottima selezione, non trovate? Storia un po' diversa per il Game Pass perché vi devo dare qualche aggiornamento a riguardo. Innanzitutto c'è una proiezione futura, visto che l'acquisizione di Activision Blizzard dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, finalizzarsi entro questa settimana. Se tutto va bene, le intenzioni del publisher di Call of Duty sarebbero quelle di portare il suo catalogo su Game Pass a partire dal 2024. Vi leggo una dichiarazione presa direttamente da Twitter. Mentre non è nei nostri piani mettere Modern Warfare 3 o Diablo 4 nel Game Pass quest'anno, una volta che l'affare sarà concluso, abbiamo intenzione di iniziare a lavorare con Xbox per portare i nostri titoli ai giocatori di tutto il mondo. Possiamo anticipare che cominceremo ad aggiungere giochi al Game Pass a partire dal prossimo anno. Insomma, come se l'offerta del pass non fosse già abbastanza ricca, l'inclusione del catalogo Activision sarebbe la proverbiale ciliegina sulla torta. Aspettiamo pazientemente. Invece c'è chi ha aspettato anche troppo per due titoli che hanno faticato non poco a raggiungere gli standard qualitativi promessi, anche se in modo diverso. Il primo è Redfall, uno dei più grandi passi falsi di Xbox degli ultimi anni. Dopo il mea culpa di Phil Spencer e di tutta Bethesda, la promessa di rendere l'FPS un buon gioco si è concretizzata in questa seconda major patch che aggiunge i 60 FPS su console tramite un performance mode e sistema tanti dei numerosi bug che affliggono la produzione Arcane. Il changelog è bello corposo, ma sarà abbastanza? Il player count su Steam è imbarazzante e sembra che il grande pubblico abbia già dimenticato questo clamoroso scivolone. Anche 343 Industries prova a riaccendere l'interesse verso il multiplayer di Halo Infinite. La stagione 5, che arriverà il prossimo 18 ottobre, a praticamente 2 anni dal lancio del multiplayer, promette tante novità a livello contenutistico, tra cui un nuovo Battle Pass, 2 mappe, nuove modalità, oggetti cosmetici e anche un upgrade per la Forge. Ma anche in questo caso, c'è tra di voi qualcuno che ancora gioca a Halo Infinite? Quanto è cambiata la situazione a livello contenutistico rispetto al lancio? Ora ci vi rubo solo un attimo per ringraziare nuovamente Otogi Retro Games per sponsorizzare il canale anche in questo video. Ormai lo sapete, se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente fare un salto sul sito di Otogi perché è un punto di riferimento per ogni collezionista che si rispetti, ma in più c'è anche una bella novità. Sabato 14 e domenica 15 ottobre Otogi avrà uno stand presso la fiera Como Fan di Erba, un appuntamento imperdibile. Potrete finalmente toccare con mano il retro gaming di qualità agli stand 166 e 167 del padiglione A. Ci saranno anche dei nomi molto interessanti tra i content creator e sarà l'occasione
perfetta per aggiungere qualche bel pezzo alla vostra collezione. Se incontrate Domenico, mi raccomando, fate un selfie poraccio e ditegli che vi manda Poro. Ancora grazie a Otaggi Retro Games per sponsorizzare il video e andiamo avanti. Ma passiamo alle notizie del giorno, tornando a parlare di rumor riguardanti quella che è la regina del momento, ovvero Switch 2 o, come la chiamano adesso, Switch NG. Abbiamo infatti delle nuove indiscrezioni che non sono assolutamente attendibili, ma che secondo me danno degli interessanti spunti di riflessione su quello che potrebbe essere l'immediato futuro di Nintendo. Innanzitutto partiamo dalle fonti. Questo leak proviene da un utente Discord, Soldier Delta, che in passato all'interno del server di The Snitch, un altro account noto nel mondo dei leaker ma che ora è stato venduto a un nuovo proprietario, aveva mostrato in anteprima degli screenshot di Rise of the Ronin del Team Ninja. Quindi si tratta di una fonte che in passato ha sì comunicato informazioni corrette, ma che non sembra avere qualche legame diretto con Nintendo, quindi prendete sempre con le pinze quello di cui stiamo per discutere. Secondo Soldier Delta, Nintendo avrebbe intenzione di commercializzare Switch il 24 settembre 2024, che sarebbe un martedì, con un'altra ipotetica data di ripiego, un piano B insomma, indicata come il 3 novembre dello stesso anno, ovvero un venerdì. La cosa interessante riguarda però il fatto che secondo il leaker Nintendo avrebbe intenzione di commercializzare ben due versioni della console, nessuna delle due dotata di uno schermo OLED, ma che differiranno comunque nel prezzo. Avremo infatti un modello base a $450 e anche una versione only digital a 400, un'impostazione che ricalca da vicino quanto fatto da Sony con PlayStation 5 e la sua versione senza disco. Ripeto, prendete queste affermazioni come pura speculazione, però intanto ragioniamoci sopra un attimo. Con solo €50 o dollari di differenza, chi sarebbe disposto a rinunciare a una feature così importante come quella del lettore fisico? Aggiungiamoci pure che la console molto probabilmente sarà retrocompatibile. Scegliere la versione only digital significherebbe tagliare fuori gran parte degli acquisti fatti nella precedente generazione. È vero, il mercato sta andando in quella direzione e Sony e Microsoft molto probabilmente nell'arco di una generazione abbandoneranno definitivamente il supporto fisico, anche perché conviene incredibilmente ai publisher. Si risparmia tantissimo sui costi di distribuzione e si elimina in modo definitivo il problema del mercato della compravendita tra utenti. Se spariscono dischi e cartucce, spariscono anche i giochi usati. Però penso che in questo Nintendo sia più indietro con i tempi. Guardate ad esempio questi dati condivisi da Genki e ricondivisi anche da Video Game Industry. In Giappone il pubblico Nintendo preferisce in modo netto il fisico al digitale, con uno split di 70-30. Insomma, non avrebbe senso alienare un pubblico non ancora pronto a questa transizione epocale. Se mai dovesse arrivare una console solo digitale da parte di Nintendo, mi immagino potrebbe trattarsi di un'operazione più in avanti del ciclo vitale, un qualcosa simile alla PSP Go o all'Xbox All Digital e via dicendo. In fondo, la grande N con le revisioni delle sue console ha sempre ragionato per sottrazione, fino a proporre degli hardware molto limitati rispetto all'originale. Quindi mi è più semplice ipotizzare un unico modello al lancio, ma la questione prezzo è parecchio spinosa. Switch fu lanciata a 299 su tutti i mercati. Quale potrebbe essere un prezzo competitivo, soprattutto in relazione a quanto offre la concorrenza? Beh, direi che 399 è la soglia massima per non spaventare l'utenza e soprattutto rimanere in linea con le macchine Sony e Microsoft. Quindi questo rumore in realtà copre più aspetti: prezzo, data di lancio, modelli della console e anche retrocompatibilità. C'è tanto di cui discutere e aspetto di sapere la vostra nei commenti. Molto più vicina è invece l'uscita di Super Mario Bros. Wonder. Ormai il titolo l'abbiamo visto in modo molto approfondito, per alcuni anche troppo, ma c'è un'ultima trovata da parte di Nintendo che consentirà ai giocatori di provare il titolo con una settimana di anticipo grazie a una demo, legata però a un evento specifico. Vi segnalo infatti questa iniziativa prevista per questo weekend, che purtroppo si terrà solo a Milano. Il Super Mario Immersive Hub sarà l'occasione per provare in anteprima Wonder e a quanto pare sarà anche possibile incontrare Mario. Non so bene cosa significhi. L'ingresso sarà gratuito e ho fatto una rapida ricerca e a quanto pare presso quell'indirizzo c'è uno spazio espositivo digitale interamente interattivo, che anche in questo caso non so bene cosa significhi, ma comunque invidio parecchio chi è di Milano e potrà partecipare a questo evento. Chissà se poi questa demo verrà distribuita anche su eShop, ma dubito. Ormai siamo a ridosso della pubblicazione e non credo Nintendo abbia realmente bisogno di convincere qualche indeciso con una versione di prova giocabile. Quindi, se siete di Milano, mi raccomando, fate un salto all'Immersive Hub e poi fatemi sapere che ne pensate. E chiudiamo con un annuncio dell'ultima ora, anzi dell'ultimo secondo. PlayStation 5 Slim
è realtà e il progetto coincide al 99% con quanto ci hanno raccontato i rumor e i leak nell'ultimo periodo. Sony ha infatti annunciato una revisione della PlayStation 5 che è sì una versione slim, ma che viene chiamata semplicemente PlayStation 5, proprio perché questo nuovo modello andrà a rimpiazzare l'originale. Si tratta di una console che a livello di specifiche tecniche è uguale alla precedente, ma ne ottimizza le dimensioni in un modo un po' grottesco, aggiungerei. La console è sensibilmente più piccola e decisamente meno pesante, ma a livello estetico mi sembra ancora più goffa e sgraziata, e non so come sia possibile. PS5 non mi convinceva con il modello originale e questo mi sembra anche peggio. Comunque, estetiche a parte, continueranno a essere proposti due modelli, uno con lettore ottico e uno only digital, solo che questa volta chi vorrà potrà effettuare l'upgrade in un secondo momento e aggiungere un lettore ottico rimovibile venduto separatamente al prezzo di circa 120 euro, portando la spesa totale a 570. Questo significa che si va a risparmiare comprando direttamente il modello base, ma chi vorrà effettuare questo upgrade in un secondo momento potrà farlo liberamente. Anche lo stand si rinnova con un altro design ancora più indecifrabile e ho realizzato solo ora in post che verrà venduto separatamente, cioè per tenere la console in verticale dovrete spendere altri 30 euro. Questa per me è veramente la poracciata massima, mentre in orizzontale ci sarà uno stand apposito per tenere la console in una posizione ancora più sgraziata rispetto a come stava il modello originale. Io su questo proprio non ho parole. Questa nuova revisione sarà disponibile a partire da novembre negli Stati Uniti d'America e nei mesi a seguire arriverà anche nelle altre nazioni, ma ci sono altri due dettagli degni di nota. L'SSD è ora di 1 TB contro gli 825 del primo modello e entrambe le prese USB sul fronte della console saranno ora di tipo USB-C. Insomma, fatemi sapere che ne pensate. Di solito le revisioni slim non rivoluzionano il mercato, ma c'è da dire che l'idea di un hard disk rimovibile è molto intrigante e potrebbe diventare anche uno standard per il futuro dell'industria, garantendo così la sopravvivenza del formato fisico. Che ne dite? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, vi prego, fate bravi, riposatevi dormendo, Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Immersive Michele Hub. Ciao. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...